Buongiorno a tutti amici di Shooting Post, oggi siamo a Foligno in occasione del campionato europeo di Compact Sporting e abbiamo con noi Daniele. Chiederemo a lui le vostre domande e iniziamo da quella più semplice. Come hai iniziato il tiro a volo e perché? Chi ti ha portato sulle pedane da tiro? Io ho iniziato molto presto, in un'età in cui, tra virgolette, nemmeno si potrebbe iniziare. L'artefice è stato mio nonno, che da cacciatore mi ha portato per la prima volta sui campi da tiro a 11 anni, e lì è nata come una malattia in senso buono, che diciamo era sopita in me e che poi si è trasformata in quello che è una passione smodata per questo mondo. Lo ricordi il primo piattello? Lo ricordo benissimo, era su un percorso di caccia in un campo vicino casa e era un piattello chiamato il tordo che veniva da dietro a una quercia e prima di romperlo ne ho dovuti sparare diversi. E poi ne hai rotti diversi. Sì. Quali sono secondo te le sfide più grandi per un ragazzo che inizia a sparare? O quali sono quelle che hai vissuto tu come le maggiori difficoltà, le sfide? Secondo me è una questione, diciamo, più che tecnica interiore, nel senso che è uno sport completamente di testa, è uno sport che ti prende in quegli 20 minuti in cui sei in pedana, ti tira fuori tutte le energie mentali che hai, e la difficoltà è riuscire a stare nel pezzo, ma per poter entrare nel meccanismo ci vuole tanto tempo, tanta esperienza e tante serie sparate. Perché hai scelto proprio lo Sporting e il Compact piuttosto che una disciplina olimpica? Allora, io ho iniziato con una disciplina olimpica, dal settore cassa a 14 anni, alla fossa olimpica. Dopo un anno di pratica, per me era una disciplina, tra virgolette, monotona, a mio avviso. Il Compact e lo Sporting sono due discipline che mi affascinano di più per il discorso che in ogni campo troviamo sempre dei lanci diversi, mai uguali. Quindi dobbiamo essere duttili per quanto riguarda l'approccio ai lanci diversi. Interpretazione. Invece, parlando delle gare, qual è la gara che ti ricordi con maggiore gioia? Sicuramente è stato il mio primo podio individuale a livello europeo, Polonia 2017 a Bydgoszcz. Mi ci vengono i brividi se ci ripenso, perché è stata una gara all'ultimo respiro, conclusa con 196 su 200, e all'ultimo è uscito fuori un altro concorrente che ha fatto lo stesso punteggio mio. Abbiamo dovuto fare lo spareggio per il terzo e quarto posto. Una serie non è bastata perché abbiamo di nuovo pareggiato e siamo andati ai piattelli a oltranza come ai rigori, per fare un esempio, e l'ho spuntata e è stata la realizzazione di un sogno. A proposito di sogni, quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Ma diciamo che questo è uno sport che più che insegnarti a vincere ti insegna a imparare a perdere, perché è uno sport difficilissimo. Il riconfermarsi è quasi impossibile e diciamo che le gare vanno costruite un mattoncino alla volta, un piattello alla volta, e se uno riesce a fare questo si può arrivare lontano. Come obiettivo minimo per questa gara sarebbe bello riuscire ad arrivare tra i primi 10 e poi vediamo anche la dea bendata, perché serve anche quella. Poi, vista la tua esperienza, come vedi se vedi dei cambiamenti in questo sport? Allora, sicuramente io dal 2011 che faccio parte della nazionale italiana di questa disciplina. Nel corso di questi 12 anni il livello è salito in maniera incredibile. Basti pensare che 10-11 anni fa si vincevano queste gare con punteggi di 191, 192, 193 su 200. Negli ultimi 4-5 anni sotto a 196 non si fa mai podio. E quindi, benché le difficoltà sono aumentate, perché ora spariamo 120 piattelli con un colpo e 80 con due colpi,
10 anni fa si sparavano all'incontrario, 120 piattelli a un colpo e 80 a due colpi. Nonostante le difficoltà sono aumentati, però sono aumentati anche i risultati. Evidentemente è uno sport molto seguito e molto praticato e con il tempo che va avanti tutti si specializzano sempre di più. Secondo te hanno influito i fucili, le cartucce, gli occhiali in questo processo oppure è solo una selezione naturale? Ma secondo me come in tutti gli sport anche le migliorie tecnologiche fanno il loro corso e quindi aiutano gli atleti nel perfezionarsi. E poi anche il discorso della sempre migliore preparazione. Comunque la tecnologia secondo me influisce per un 20-30%. Prima di lasciarci, qual è secondo te l'età giusta per incominciare ad avvicinarsi allo sporting o al compact? Ma secondo me un'età giusta non c'è in questo mondo, nel senso che chiunque può approcciare a questo mondo in qualsiasi età. Non è uno sport che ha un'età, come per esempio possa essere uno sport fisico, di atletica o eccetera. Certo, sicuramente chi approccia da bambino, da ragazzo, quando è consentito, ha la strada più spianata, nel senso che essendo uno sport anche di difficile comprensione, iniziandolo da ragazzo, da 14enne, quando sei più avvantaggiato. Perfetto, grazie mille. E in bocca al lupo. Grazie, Crepi, è stato un piacere. Alla prossima. Grazie. Ciao.